Terza edizione a Pescara degli Stati Generali dell'Economia, giovedì 21 e venerdì 22 settembre, via all'Abruzzo Economy Summit. Parterre importante con tre ministri, Tajani, Urso, Fitto e tanti ospiti di riferimento per approfondire gli argomenti in programma. Da Chicco Testa ad Andrea Principe, da Federico Rampini a Confindustria e sindacati alle associazioni di categoria. Rete 8 e il Centro sono media partner. Ci sono tutti gli elementi per trattare l'economia anche in maniera molto trasversale, direi, visti gli ospiti. Sicuramente, perché non si deve mai discutere in maniera unilaterale, saranno presenti anche esponenti sia politici che ed economici che hanno posizioni inevitabilmente e giustamente differenti e proposte differenziate rispetto a quelle che proporrà il governo ai massimi vertici. Ci sarà il responsabile delle politiche economiche del Partito Democratico Antonio Misiani, ci sarà un confronto con i sindacati che hanno sempre una loro posizione giustamente autonoma e critica e inevitabilmente deve essere così, perché lo stimolo al confronto e al pluralismo aiuta a trovare le soluzioni, per non parlare del confronto con il ricco mondo economico e industriale, a partire dagli esperti, dal professor Pino Mauro che farà l'introduzione, al giornalista Federico Rampini che verrà a offrire la sua visione di geopolitica, a Chicco Testa che farà la sua riflessione sulla transizione energetica, su quale deve essere la strada da imboccare per lo sviluppo energetico, e poi le tante imprese, sia come singoli attori di alcune tra le principali imprese abruzzesi e non solo, sia le associazioni di categoria, a cominciare da Confindustria, che insieme al Sole 24 Ore è un partner strategico di questo evento, anche alle grandi aziende nazionali. Saranno presenti i vertici di SACE e di SIMEST, che sono le aziende di Stato che accompagnano le imprese e soprattutto le PMI nei processi di internazionalizzazione per aggredire e conquistare mercati esteri. Sarà quindi una grande occasione che restituisce centralità all'Abruzzo nel dibattito politico-economico e che permette alle aziende abruzzesi di confrontarsi con i principali protagonisti del settore per capire meglio le dinamiche e affrontare con maggiore forza le sfide economiche del futuro.